Bentrovati, oggi parliamo di emergenza migranti. La partita si gioca anzitutto sullo scacchiere italiano ed europeo ed è meramente politica. Naturalmente ci sono questioni legate anche alla campagna elettorale per le elezioni europee che inizierà nel 2024 per poi svolgersi il voto a giugno. Ma la Sardegna, dicevo, non sarà esclusa dalla ripartizione del gran numero di profughi e di rifugiati che si sta riversando in queste ultime settimane e ancora di più in queste ore nella piccola isola di Lampedusa, che è la porta d'ingresso nel sud Italia. Quell'hotspot ormai è al collasso, il governo studia un piano di ripartizione, fra i criteri c'è quello dell'estensione geografica delle regioni. Come voi sapete, la Sardegna è la terza regione italiana per estensione geografica e dunque dovrà sforare la quota del circa 2% di migranti che oggi ospita. Sono poco più di 2.000 quelli che in questo periodo stanno in Sardegna, un quarto di questi, dunque il 25%, si tratta di minori non accompagnati, con tutto quel che ne consegue. Dunque servono non solo infrastrutture, ma serve anche personale specializzato che possa seguire da vicino sia gli adulti, ma ancora di più i minori non accompagnati. C'è stato un interpello, tra virgolette, da parte delle prefetture ai comuni sardi, le risposte non sono state tantissime. Uno tra i sindaci più coraggiosi, quello di Villanova Forlù, già impegnato nella battaglia contro lo sfruttamento e il consumo del territorio per le energie rinnovabili, da tempo ha candidato il suo paese a ospitare dei migranti, ma chiarisce che non servono dei campi profughi, ma servono delle infrastrutture che mettano in condizioni non solo le amministrazioni comunali, ma tutti gli operatori pubblici di poter lavorare con più efficacia. Nel frattempo scoppia anche il CPR di Macomer, che da tempo accoglie i migranti che hanno qualche piccolo problema con la giustizia. Insomma, la situazione minaccia di essere fuori controllo, come spesso accade in Sardegna quando ci sono fatti straordinari. Ne riparleremo. Nel frattempo buon proseguimento a tutti gli telespettatori di Telesardegna.